Buongiorno. Buongiorno. Ma che magia, ma è chimica. Bravi. Abbiamo lavorato tutta l'estate senza soluzione di continuità, però i nostri ragazzi giorno 14 erano a scuola ed in piena e assoluta sicurezza. Mai come oggi non ci sono mancati i soldi. Perché adesso non è che la partita è finita e siccome abbiamo riaperto le scuole ci dimentichiamo che sulla scuola bisogna investire in Italia. Sulla scuola bisogna investire. Con l'investimento di 700.000 euro di fatto abbiamo bonificato una zona in funzione di quelle che sono le nostre reali esigenze. E abbiamo ottenuto il titolo di campioni regionali e inoltre il titolo di Creativity Award della Disney. È stato fatto interamente a scuola con la materia prima di un tubicino in acciaio alimentare e la sua funzione è quella di, una volta inserita all'interno dell'arancia con un movimento rotatorio, di prendere quello che è il succo all'interno dei grappoletti dell'arancia per poi berlo direttamente da essa. Così, ma beviamo qualcosa di genuino. Di genuino, no? Abbiamo recuperato 7 aule e poi abbiamo ricavato anche degli spazi esterni. C'è stato un premio come il docente più imprenditivo d'Italia, GEA Teacher of the Year 2020, nella giornata in cui lei ha dato il video messaggio di apertura. In quella giornata su tutti i docenti provenienti da tutta Italia sono stato scelto. Complimenti, facciamo un applauso al vostro proprio. Il PS 2.0 è una serra automatica collegata direttamente a una centralina, quest'ultima a sua volta interfacciata da dei sensori. Questi sensori appena rilevano un oggetto atmosferico avverso mandano un input dei motori che fanno scendere dei teli per proteggere le piante. Tanti soldi per la scuola sono stati investiti nonostante le grandi difficoltà. E da docenti non ne abbiamo memoria. Mescolando le bucce di limone, mandarino e alcol per produrre con l'aggiunta di zucchero del limoncello gonne. Quello che ci è successo è enorme, è grandissimo e può essere superato soltanto se si fa squadra, cioè soltanto se si lavora tutti insieme mettendo al primo posto il fabbisogno degli studenti, delle studentesse. E noi ci proveremo, io e senatrici, a fare tutto il nostro meglio per raccontare le belle esperienze, il lavoro che avete fatto. Provate a farlo anche voi nel vostro piccolo. Perché sapete, ciascuno di noi è una goccia nel mare, ma il mare prima o poi si riempie. E chissà che l'informazione sulla scuola in Italia prima o poi cambi. Grazie, grazie mille. Grazie per tutto il lavoro che avete fatto. Grazie. Ricomincia.